Allora, buonasera a tutti. Cominciamo questa seconda serata dell'appuntamento con il mese dell'educazione finanziaria. Diciamo prima degli eventi intercorsi in questa settimana, questo appuntamento era destinato, la location di questo appuntamento erano le scuderie Merice di Seravezza. Poi dopo sono successe le cose che tutti sapete con DPCM e quant'altro, e quindi abbiamo deciso di comune accordo con la Fondazione Tele Medice di condurre l'evento esclusivamente online. Allora, inizio subito con i ringraziamenti. Prima cosa ringrazio Nicola Amadi che è qui con me e che mi darà il cambio fra pochi minuti nella spiegazione di alcune slide. Ringrazio anche Maurizio Bottazzi del Zero Più che diciamo, ha fatto da regista, da social media manager, da un po' da tutto a questa operazione fino ad ora. La Fondazione Tele Medice che ci ha dato l'opportunità di fare questo. Di organizzare questi eventi, il Comune di Seravezza, in particolare l'assessore Genovesi, l'assessore della cultura. Allora, mozione d'ordine per quanto riguarda, non so se siete tutti pratici di Zoom, ormai purtroppo qualche mese che tutti ci abbiamo a che fare, infatti per la cronaca le azioni di Zoom sono salite tantissimo in questi mesi. Comunque, se ci sono domande, vi invito a scriverle sulla chat di Zoom, così come se ci fossero problemi di ricezione e quant'altro. E dopo diciamo, il giro delle slide, troveremo il modo di rispondere alle vostre domande. Allora, cominciamo con. Spero che vediate tutti. Non riesco a mandare via questo. Spero che vediate tutti. In caso segnalatemi se ci fossero difficoltà o problemi. Allora, questo corso si intitola Evoluzione finanziaria, dal fai da te alla pianificazione. I relatori sono il sottoscritto, appunto, Giuseppe Campatelli e Nicola Amadi. Siamo entrambi consulenti finanziari, lavoriamo in una delle primarie società di gestione del risparmio in Italia. La seconda serata, mentre la prima serata era sugli scenari socio-economici, sul cambiamento, diciamo, su quello che chiedere al proprio consulente finanziario, questa seconda serata sarà occupata dal tema della previdenza e dell'assicurazione. Tema vasto che vedremo di riuscire a condensare in circa un'oretta e 20 di spiegazione, dopodiché daremo modo a tutti di fare le domande se ce ne sono. Allora, cosa si intende per evoluzione, che è appunto il titolo? Per chi non ha assistito alla prima serata, l'evoluzione si intende come un cambio di paradigma nel rapporto fra chi eroga prodotti finanziari e chi li sottoscrive, cioè, ovvero banche, assicurazioni, società di consulenza finanziaria e clienti. Ovvero sia, di solito, diciamo nella prassi italiana, la consuetudine è quella di andare in banca e farsi consigliare un prodotto dal proprio gestore bancario. Come se io andassi in un negozio sostanzialmente e mi facessi consigliare dal gestore del negozio cosa comprare, magari se mozzarelle o prosciutto o roba di questo genere. Invece, quando si va al negozio, abbiamo le idee chiare su cosa vogliamo comprare,
per esempio quando andiamo all'alimentare o andiamo in farmacia, e mentre di solito così non avviene quando andiamo in banca e subiamo un po' quella che è la dittatura dell'offerta bancaria, ovvero sia ci facciamo condizionare troppo da chi offre i prodotti. Quello che noi proponiamo è un ribaltamento di questa logica, ovvero la possibilità di andare in banca armati del fatto che sulla scorta del proprio progetto di vita, dei propri obiettivi e delle proprie strategie per realizzare questi progetti, dopo aver analizzato la fattibilità del tutto, si procede a una pianificazione finanziaria in seguito alla quale si comincia a parlare di prodotti finanziari. Questa è la logica più interessante per il consumatore da seguire. Fatta questa breve spiegazione, condensato in un minuto e mezzo il contenuto di un'ora e 37 minuti della prima serata, passerei agli argomenti nuovi. Allora, in questo caso, per quanto riguarda l'assicurazione, evoluzione cosa significa? Evoluzione significa risk management, ovvero sia gestione del rischio. Dobbiamo avere chiari quando ci approcciamo a un erogatore di prodotti assicurativi, dobbiamo avere chiaro quali sono i rischi che ci interessa coprire, quante risorse vi possiamo dedicare e chi beneficerà delle coperture assicurative che noi intendiamo mettere in campo. Come già abbiamo detto nella volta precedente, ci sono dei grossi cambiamenti, ci sono stati negli ultimi 40-50 anni e in particolare purtroppo negli ultimi mesi dei cambiamenti piuttosto importanti per quanto riguarda la composizione dei nuclei familiari, la composizione della società italiana. Velocemente, questa è una slide che abbiamo già proiettato la prima sera, si vede come la famosa famiglia del Mulino Bianco, ovvero sia genitori con figli e possibilmente nonni conviventi, da questa slide si vede puntatore laser. Si vede che in realtà è costituita solo dal 34% dei nuclei familiari, molte persone vivono da sole, gli altri con varie formulazioni di famiglia, insomma la famiglia tradizionale non esiste praticamente quasi più nelle dimensioni in cui era presente in passato. Un attimo che c'è una persona in attesa e cerco di farla entrare, anche se è complicatissimo. Allora, questo per quanto riguarda il mondo assicurativo. Scusate che provo a far entrare questo nuovo. È più complicato di quel che uno possa pensare. Non funziona. Non va. Esaminiamo molto velocemente qualche altro cambiamento. Cambiamenti nel mondo del lavoro, per esempio. È molto più difficile trovare un lavoro stabile. Lo sviluppo del lavoro in genere è molto flessibile, quindi è molto difficile che una persona oggi abbia una carriera lavorativa che comincia come poteva essere, che so, nel dopoguerra, che comincia a 26-27 anni e finisce all'età della pensione. E più facilmente questo lavoro viene interrotto nel tempo. Questo cosa ci interessa dal punto di vista assicurativo? Ci interessa perché agli anni di lavoro corrispondono contributi previdenziali. Nel momento in cui i contributi previdenziali sono interrotti o comunque non vengono pagati o comunque vengono pagati in parte, questo si riflette sull'importo della pensione finale. Cambiamento dal punto di vista, diciamo, della visione degli anni dell'anzianità, della vecchiaia.
una volta le persone anziane vivevano in famiglia, oggi spesso e volentieri, per tantissimi motivi, uno per tutti, per esempio il cambiamento nelle dimensioni delle abitazioni, tanto per dirne una, ma sono tanti motivi, spesso le persone anziane si ritrovano da sole a dover provvedere a se stesse. E spesso si ritrovano, grazie all'aumento anche dell'età media, si ritrovano a dover gestire in qualche misura di non autosufficienza e quindi dal punto di vista, diciamo, sociologico e personale, anche da dover gestire momenti di solitudine. E anche questo è una tematica che impatta sul mondo assicurativo e previdenziale. Quindi, risk management, che fare? Allora, il primo passo è individuare i rischi che pesano sul nucleo familiare. Quindi ogni nucleo familiare ha le sue, ovviamente, peculiarità. Bisogna pesare i rischi nel senso di cercare di capire, cioè cercare di quantificare quanto può essere l'impatto di un evento sgradito. Per poi cercare le coperture opportune e appunto sufficienti, perché a volte uno dei problemi che si affrontano nel mondo assicurativo è quello della sottocopertura, ovvero sia io ho necessità di coprirmi per 100.000 euro, mi copro per 10.000 euro e penso di essere a posto. Purtroppo sono errori che si vedono molto spesso. Ci occuperemo, se riusciamo con i tempi, di tre aspetti in particolare, che sono gli aspetti legati alla pensione, gli aspetti legati alla copertura e alla protezione della famiglia e gli aspetti legati alla protezione del patrimonio. Cominciamo subito. Allora, parliamo del mondo pensionistico. Il mondo pensionistico è stato rivoluzionato in Italia dalla riforma del 96. Non stiamo a ripercorrere tutte le tappe delle varie riforme previdenziali negli ultimi anni, se no la serata si allunga a dismisura oltre il tempo di gestione di uno Zoom. Però il 1996 è una data pivotale per quanto riguarda la pensione, perché prima del 1996 le pensioni erano erogate dall'INPS su base retributiva, ovvero sia al contribuente veniva data come pensione l'80% di quello che aveva ricevuto come retribuzioni negli ultimi 5 anni, indipendentemente da quanto questa persona, quanto il contribuente aveva versato all'INPS. Dal 1996 è cambiato radicalmente il regime e la pensione dell'INPS è calcolata per i nuovi contribuenti con il sistema contributivo, ovvero sia, appunto, come dicevo prima, più uno versa, più uno prende di pensione, cioè in base ai versamenti effettuati. Questo è, al di là, ripeto, delle tecnicalità di ogni riforma effettuata nel frattempo, è l'aspetto più importante da tenere presente quando si parla di pensione pubblica. Quindi, la mia pensione pubblica dipenderà da tre fattori, ovvero ammontare dei contributi che io, lavoratore, verso. Quindi si capisce che se uno ha un lavoro stabile o un lavoro discontinuo, la cosa è abbastanza importante, perché negli anni di discontinuità i contributi non vengono versati o vengono versati in modo ridotto. La demografia, ovvero l'andamento demografico del paese, cioè quanti futuri lavoratori pagheranno i contributi allo Stato, nel momento in cui io sarò in pensione, quanti lavoratori pagheranno a quel momento, e poi soprattutto il debito dello Stato, cioè la capacità dello Stato di intervenire nel cercare di fare fronte a quelli che sono gli ammanchi delle eventuali gap previdenziali. Perché? Chi mi paga la pensione? Come sicuramente saprete, la pensione pubblica già oggi
è pagata direttamente con i contributi che versano i lavoratori oggi. Cioè io che sono lavoratore verso dei contributi, che i miei contributi non vengono accantonati, ma vengono vengono versati direttamente ai pensionati che godono della prestazione pensionistica oggi. Tutto questo avviene per i 2/3 del montante totale delle pensioni erogate. Per 1/3, oggi, già oggi, queste pensioni vengono pagate dallo Stato attingendo dalla fiscalità generale, ovvero sia dai conti pubblici, dai conti pubblici di anno per anno. Quindi sostanzialmente vanno a sommarsi al deficit pubblico e in seguito al debito pubblico. Inutile sottolineare, questa è la schermata che ha reso celebre fra gli addetti ai lavori l'Istituto Bruno Leoni di Torino, perché è una schermata che indica minuto dopo minuto l'aumento del debito pubblico. Questo ammontare che vedete è relativo circa una decina di giorni fa. Io non sono in grado di invitare nuovi partecipanti. Questa riunione, mi dispiace, ma non mi funziona la freccia. E quindi questo è l'aspetto del debito pubblico, è un aspetto rilevante e preoccupante. Per quanto riguarda invece l'aspetto demografico, su cui ritorneremo più tardi, come vedete questo è un ritaglino del Sole 24 Ore di quest'estate, già ne abbiamo parlato nella riunione scorsa. L'Italia patisce un ormai ultradecennale decremento delle nascite. Siamo sui livelli intorno a 410-420 mila euro nuove nascite, 400 mila nuove nascite ogni anno, che sono troppo poche. E vedremo le conseguenze di questo problema. Un giorno riuscirò. Abbiate pazienza un attimo, cerco di far entrare nuovi partecipanti. La cosa mi risulta alquanto difficile perché non c'è la freccetta. Questo è il 2030, l'anno del contatto, ho intitolato questa slide, perché nell'anno 2030 in Italia ci sarà un pensionato per ogni lavoratore attivo, ovvero passeremo quel muro del suono che praticamente fa sì che ci siano più lavoratori che pensionati, in modo che il monte contributi dei lavoratori aiuta i pensionati a ricevere la pensione. Nel 2030 questo rapporto verrà ribaltato, ovvero sia ci sarà un pensionato per ogni lavoratore attivo, e in seguito, come vedremo, andrà anche peggio. Per inciso, nel mondo del pubblico impiego questo 1-1 fra pensionati e lavoratori si verificherà già nel 2021, cioè l'anno prossimo. Soluzione proposta dall'ex presidente dell'INPS Tito Boeri: chiamare più possibile nuovi immigrati, regolarizzarli e far sì che lavorino e paghino contributi previdenziali. E nelle condizioni in cui siamo è un'idea che sostanzialmente è l'unica a portata di mano e praticabile, anche perché le politiche di welfare che consentirebbero di aumentare le nascite di nuovi italiani, ovviamente sono politiche che non sono ancora state messe in campo in maniera compiuta e avrebbero dei risultati a medio e lungo termine. E poi, non considerando il fatto che purtroppo ci sono sì molti immigrati, però ci sono molte più persone che in età da lavoro, cioè intorno dai 20 ai 30 anni, decidono di, specialmente quelli con una preparazione universitaria, una preparazione accademica importante,
decidono di lasciare l'Italia per andare a lavorare all'estero. Il numero di queste persone aumenta di anno in anno e anche queste sono tutte persone alle quali l'Italia ha fornito un'istruzione quasi sempre a livello gratuito e che invece vanno a produrre reddito all'estero e vanno a pagare contributi previdenziali all'estero. Allora, un po' di demografia, vediamo se riusciamo a essere chiari e esaurienti su questo tipo di segnini. Allora, questa è conosciuta come, forse qualcuno di voi l'ha già vista, questa è conosciuta come una piramide demografica. Questa è la situazione relativa all'Italia. Come si vede, la situazione questa qui credo sia del 2016. Come si vede, in Italia ci sono nel lato sinistro maschi e nel lato destro femmine. C'è in questo momento un rigonfiamento della piramide nell'età che va dai 30 ai circa 65-69 anni, che sono le persone che lavorano e sono i cosiddetti baby boomers, ovvero le persone nate sostanzialmente negli anni 60 e primi anni 70. Questo fenomeno fa sì che oggi costoro paghino contributi previdenziali che vanno a soddisfare la pensione di quelli che stanno sopra nella piramide. Per capire quello che abbiamo detto finora, ovvero sia quelli che sono i futuri problemi che verranno affrontati dal punto di vista demografico, vediamo com'era questo disegno nel 1950, ovvero sia quando siamo usciti dalla guerra. Nel 1950, se qualcuno si chiede cos'è questo dente che compare dai 30 ai 34 anni, ricordo a tutti che c'è stata una guerra mondiale dal 1941 al 1945 e il dente è dovuto a quella. Nel 1950 c'erano una grossa percentuale di nuovi nati, probabilmente derivati dall'uscita dalla guerra. Questi nuovi nati si sono piano piano portati avanti ovviamente con l'età. Questa è la situazione del 2019, cioè la situazione dell'anno scorso. Come vedete c'è un rigonfiamento in mezzo nell'età dai 45 ai 65, che ancora stanno in età lavorativa, mentre c'è un'enorme riduzione di nuovi nati, che sono quelli che dovranno poi rimpiazzare gli attuali lavoratori per far sì che non ci siano grandi scompensi pensionistici. Questo spiega tutte le riforme che ci sono state appunto dal 96 a oggi per ricalibrare, rimettere in equilibrio la parte previdenziale della finanza pubblica, ovvero sia l'INPS. Vediamo come sarà lo scenario nel 2030. Vedrete che il rigonfiamento sale ancora. E infine, sempre mantenendo una percentuale di nuovi nati molto, se il trend attuale si conferma, molto bassa, e vediamo nel finale come sarà nel 2050, quando ci saranno rigonfiamenti piuttosto importanti negli anni, della senescenza, dai 65 fino ai 100 anni, che ci auguriamo di arrivare a vedere tutti quanti. Però si capisce bene come coloro che sono in età lavorativa saranno una parte minoritaria della popolazione italiana. Quindi si dovrà risolvere il problema di come erogare una pensione alle persone che sono nella fascia d'età appunto dei 75-80 anni, che magari avranno una storia previdenziale discontinua, ma avranno bisogno di sostentamento. Questa ultima slide demografica, poi giuro non ce ne sono più, mette a confronto il 1950, cioè la situazione che c'era nel 1950 con tutti i nuovi nati, con la situazione che ci troveremo ad affrontare nel 2030. Come vedete,
la disparità è piuttosto importante. E quindi qual è il suggerimento? Il suggerimento è quello di accedere il prima possibile e far accedere i propri cari, i propri eredi, i propri nipoti, i propri figli alla previdenza complementare. La previdenza complementare è quel ramo della previdenza che ogni persona deve gestire in maniera autonoma e privatistica, che consente di accantonare per una persona giovane, consente di accantonare delle cifre per poter poi goderne in età pensionistica. Di questo aspetto, diciamo entrando un po' più nel tecnico, vorrei farvene parlare dal mio collega Nicola Madi, che con un abile passaggio tecnico vi sottoporrò alla vostra attenzione. Grazie per ora. Buonasera. Come diceva appunto adesso Giuseppe, lo Stato ci offre, grazie a una normativa chiara, dei mezzi tecnici specifici per risolvere privatisticamente, cioè personalmente, il problema delle piramidi demografiche che è stato espresso pochi minuti fa. Tendenzialmente noi in Italia abbiamo tre forme di previdenza complementare, che sono quella dei fondi chiusi, dei fondi aperti o dei PIP. La differenza fondamentalmente è una sola: i fondi chiusi sono quelli che possono, ai quali possono partecipare soltanto i lavoratori dipendenti appartenenti a una precisa categoria. Gli altri invece sono fondi che banche, assicurazioni, società di gestione, simili discorrendo, possono gestire e creare per la partecipazione di tutti i cittadini. Non vi preoccupate, ci sono tante scritte, ma io cercherò di essere chiaro. Come funziona, dice la slide, la previdenza complementare? Fondamentalmente, come vedete in alto, al centro, ci sono gli aderenti, cioè tutti i liberi cittadini che partecipano con una contribuzione, come dice la freccia di sinistra. Precisiamo subito che la legge dà delle regole che sono le stesse per tutti i fondi pensione. Quindi, per qualunque banca, assicurazione, società di gestione, le regole sono uguali per tutti. La contribuzione è volontaria, ossia in buona sostanza non è certamente obbligatoria. Uno, se vuole, può partecipare o può non partecipare al versamento di un fondo pensione. La contribuzione è flessibile, perché non vi è obbligo di versare sempre la stessa cifra. Uno può versare un anno, per modo di dire, 500 euro, un anno 1000 euro, un anno 3000 euro. È, diciamo, pienamente gestibile, come è gestibile in parte, secondo regole ben definite, la possibilità di avere delle anticipazioni o chiedere il rimborso del fondo pensione stesso. La cosa fondamentale rispetto ad altre forme di investimento, perché fondamentalmente il fondo pensione non è altro che una specie di fondo comune di investimento dove inseriremo, e ne parleremo subito dopo, i nostri capitali nelle varie forme di investimento, è deducibile per legge. In buona sostanza, che cosa vuol dire? Che tutto quanto noi versiamo nell'anno solare, prendiamo quello che si è appena chiuso, 1/1/31/12/2019, la banca, l'SGR o la compagnia assicurativa mi produrrà un documento dove si accerta quanto io ho versato nell'anno solare, in una volta, in due volte, in tre volte, in quattro volte, è assolutamente indifferente, con un RID mensile assolutamente indifferente. Mi produce un documento dove mi dice quanto ho versato, io lo posso dedurre. Sì. Lo posso dedurre dalle tasse. In buona sostanza, se io faccio dichiarazione di reddito 7.30, porterò questo documento al commercialista, all'ente, al CAF, a chi mi fa questo tipo di
operatività, e è come quando porto precisamente gli scontrini delle medicine o le fatture di visite specialistiche, per cui avrò sicuramente un vantaggio fiscale che, secondo anche la minima aliquota, io avrò un vantaggio almeno del 27% di quello che ho versato. Dove vanno a finire i soldi? Continua la freccia grigia, vanno a finire nel mercato finanziario, cioè in un prodotto che io decido di acquistare, che tendenzialmente cambia in base all'età di sottoscrizione, e quindi ho, come ne parleremo anche dopo, la possibilità di investire sia nel comparto azionario che in un comparto bilanciato, cioè in parte azionario e in parte obbligazionario. In un comparto soltanto obbligazionario, quindi dove ho fondamentalmente rendimenti legati alle cedole che incasso, o in un comparto garantito, che è obbligatorio che sia presente in tutti i fondi pensione, dove vi deve essere una garanzia minima di rendimento del 2%. Quindi gli aderenti contribuiscono quando vogliono, se vogliono, se un anno vogliono sì, se un anno non vogliono non versano. C'è la deduzione fiscale, il tutto sotto controlli da parte della COVID, perché è l'ente che controlla. Decidono loro dove mettere i soldi, cioè in quale comparto inserirlo. È possibile cambiarlo nel percorso di vita, chiaramente. Per cui, so, quando si è molto più giovani è più logico investirlo in comparti più azionari, quando si è molto vicini alla pensione è più logico investirlo in comparti obbligazionari o garantiti, perché appunto io dell'integrazione non ho bisogno. Cosa mi offre lo Stato con questi fondi pensione? Poi, la possibilità, come vedete la freccia continua grigia sulla destra che sale, di trasformare il capitale che io ho accumulato con tutti gli interessi che ho maturato, con tutti i benefici fiscali, in una rendita o nella restituzione del capitale, che viene consigliata a un 50%, ma c'è anche la possibilità di avere un rimborso al 100%. Puntualizziamo alcune caratteristiche, lo ribadisco, che sono definite per legge. Il contributo è libero. Il vantaggio fiscale, come dice nella colonna di sinistra, arriva fino a un massimo di 5.165 euro, i vecchi 10.000 di lire. Quindi io posso versare fino a 5.165 euro e avere un vantaggio fiscale. Quello che verso oltre non ha deduzione fiscale, ma non subirà neanche tassazione. Gli interessi degli utili sono tassati al 20%, per cui mediamente ha un'aliquota più bassa rispetto alla media, che è del 26%. Scendiamo sotto, si parla di flessibilità, per cui la possibilità di chiedere delle anticipazioni fino al 75% in generale, con delle motivazioni ben precise, che sono le classiche, che sono anche per chi tiene il TFR in azienda, per cui acquisto prima casa, matrimonio per sé o per un familiare, spese mediche, ristrutturazione della casa per sé e per i figli, inattività lavorativa, più un 30% che invece la legge definisce essere libero di essere richiesto in qualsiasi momento senza dare nessun tipo di spiegazione. Vi è anche la possibilità di riscatto in certe caratteristiche. Ricordiamoci che, come dice la colonna in alto a destra, vi è libertà di adesione, per cui se voglio aderisco o non aderisco, vi è libertà di contribuzione, per cui io posso contribuire o non contribuire, quindi un anno verso, un anno non verso, e non è detto che tutti gli anni debba versare la stessa cifra. Io posso liberamente versare un anno un euro e un anno 1.000 euro. Ok? L'altra caratteristica importante è quella che viene qui definita come libertà di trasferimento. È importante perché lo Stato ci offre una possibilità, in particolar modo l'ha offerta all'inizio, oggi la cosa è molto più sviluppata e strutturata. Passati 24 mesi dalla prima sottoscrizione, vi è la possibilità di trasferire i capitali che noi abbiamo accantonato più gli utili del fondo pensione presso altro fondo pensione. Spiego. Ho sottoscritto con la banca o con l'assicurazione A, dopo un anno, due anni, dopo due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, voglio trasferirlo alla banca o assicurazione B. Lo posso fare. Produco un documento, lo firmo. Tutti i capitali che fino a quel giorno sono presenti nel fondo pensione, quindi il versato più gli utili, verranno trasferiti ad altra
compagnia o banca. Questo per facilitare la concorrenza e l'attenzione ai costi e ai rendimenti da parte del contribuente. Dal punto di vista delle tutele, la tutela più importante è che c'è la vigilanza di un organo specifico su questi prodotti, che è quello della COVIP, e vi è l'intoccabilità del patrimonio, l'impignorabilità, l'insequestrabilità, proprio per la funzione che esso svolge. Specifico un paio di cose, perché molti ancora non lo sanno. La tassazione finale di questi prodotti non è più aliquota marginale, ma è un'aliquota del 15%, che viene abbassata ogni anno dopo il nono anno dello 0,3, fino ad arrivare a un massimo del 9%, per cui anche se deduciamo il 27% e poi paghiamo un'aliquota che è più bassa, il guadagno fiscale è obbligatorio, tant'è che lo Stato l'ha fatto apposta per incentivare le persone alla sottoscrizione di questo prodotto. La cosa che si può fare, che molti cominciano a fare anche dai nostri clienti, è il punto 4. La deducibilità è a favore anche di un familiare a carico. Che vuol dire? Vuol dire che il padre, la madre, che ad esempio vogliono versare un fondo pensione per un minore o anche per un maggiorenne, ma a carico, lo possono fare. Quindi i soldi verranno accantonati a nome del familiare a carico, ma la deducibilità è piena ugualmente, sempre nel limite dei 5.165 euro. Quindi questa è una cosa che permette un favore non indifferente per la creazione e l'utilizzo di anche di una consuetudine, in particolar modo verso i figli, in una condizione, diciamo, di difficoltà lavorativa e quindi corrispondentemente di difficoltà contributiva, per dargli una mano, per dargli un aiuto, per facilitarli anche a avere una consuetudine di normale risparmio, per l'attenzione verso una problematica certa, come vi ha fatto vedere Giuseppe in riferimento alle piramidi demografiche, da risolvere anticipatamente. Questa slide fondamentalmente fa un piccolo riassunto, diciamo, di dove vengono messi i soldi dei fondi pensione e dove il contribuente decide di investire. Tendenzialmente abbiamo, come dice la slide in fondo, la linea garantita, che è obbligatoria, che sia presente in tutti i fondi pensione con rendimento minimo del 2%, e poi abbiamo due forme, diciamo, che sono quelle che ci portano normalmente alla gestione, alla dinamicità nel tempo dei nostri investimenti. Una forma, diciamo, unit linked, cioè con un andamento legato a fondi azionari bilanciati, in particolar modo per situazioni, come dicevo prima, di persone giovani, per cui vi è anche, fra virgolette, un disinteresse in caso in cui ci siano delle crisi di mercato che non durano mai oltre qualche anno, per cui in quel momento, quando ho versato, acquisterò più quote. È un po' come quando nei vari centri commerciali c'è uno sconto importante e noi compriamo dei beni a lunga conservazione. Li compriamo perché sappiamo che li paghiamo meno, per cui in un anno in cui c'è un abbassamento dei prezzi, io da un certo punto di vista, per quanto riguarda la mia pensione, sono quasi contento. L'altra possibilità è quella di una gestione separata, che è una gestione che, come dice tecnicamente, è il nome, è separata dalla capitalizzazione della banca, dell'assicurazione o della società di gestione, che investe in obbligazioni tendenzialmente a tasso fisso, dove vi è una tecnica concessa dallo Stato, cosiddetta gestione di ramo primo, per cui gli utili diventano capitale e quindi c'è una costante crescita come una normale scaletta che non risente, come dice la slide, dei mercati, perché fondamentalmente si aspettano le cedole delle obbligazioni, le cedole vengono reinvestite, producono
la costituzione dell'acquisto di nuove obbligazioni che produce a sua volta nuovo capitale. L'importanza che vi voglio far capire adesso del tempo, in riferimento a questa tipologia di investimento, è ad esempio un banale esempio matematico che potete fare da voi con qualsiasi calcolatrice. Diciamo che io a 65 anni o 66 e qualche mese, che è ora l'età minima per andare in pensione, vorrei avere 100.000 euro, perché con quelli credo che poi io possa essere più o meno tranquillo in base alla mia situazione economica e finanziaria. Un ventenne dovrà accantonare, in questo caso è stato fatto un calcolo di rendimento al 5%, pensato a un investimento trentennale, quarantennale in alcuni casi, avrà bisogno di accantonare al mese poco più di 50 euro. Una delle situazioni che spesso viene a crearsi in Italia è di procrastinare questa scelta, di attendere, di non pensarci quando siamo giovani, ma pensarci quando invece siamo in un'età già avanzata, normalmente quando, tipo 50 anni come nella slide, vi è la costituzione di una famiglia con la crescita dei figli, per avere gli stessi 100.000 euro, io però poi dopo dovrò accantonare almeno 376 euro, e non sono poche. Quindi, come dice la slide, il ventenne ha investito appunto nel tempo, e invece il cinquantenne l'ha consumato, se l'è giocato, perché poi deve accantonare molti più soldi e diventa una cosa più pesante dopo. Questa slide mi permette di farvi vedere come poco tempo, non 30 anni come era nella precedente slide, fra un ventenne e un cinquantenne, ma come un anno di differenza per una persona che versa 100 euro al mese, quindi 1.200 euro l'anno, allo stesso tasso di interesse, produca una variazione così importante, per cui il ventenne che versa 1.200 euro l'anno si troverà, ad esempio, una cifra intorno ai 196.000 euro, mentre il ventunenne, quindi un soggetto che ha versato con un anno di ritardo, che ha procrastinato di un solo anno, non di 30 come si è visto nella slide precedente, quei 1.200 euro non hanno prodotto la bellezza di 10.500 euro. Quindi meglio investire anche poco, ma cominciare presto. Cominciare presto perché, oltre all'utile del prodotto, vi è il grosso del vantaggio fiscale, abbiamo detto. Quindi la deduzione fiscale, che è come quella per cui noi, come dicevo prima, postiamo le fatture delle medicine, delle visite specialistiche per fare dichiarazione di reddito ZZ30, e poi a luglio ci troviamo il cosiddetto mesone, cioè lo stipendio molto più ampio, perché c'è quella parte di tasse che lo Stato ci permette di non versare a fronte di certe spese specifiche. Quindi non sono poche, calcolate che per ogni 1.000 euro almeno 300 euro ce li ritroviamo in tasca. Lo Stato ci consiglia questo, e noi siamo qui appunto per rimarcare questo aspetto, rimarcare la spiegazione di come funziona il prodotto e il perché c'è questo vantaggio palese, senza per cui avervi neanche parlato del rendimento che può avere la tipologia di investimento di dove noi mettiamo i nostri capitali. Vi vogliamo far notare una cosa che è usuale, era usuale fino a qualche anno fa, ma è ancora abbastanza presente, ma era molto più usuale anni fa, quando eravamo legati a rendimenti dei nostri titoli di Stato in doppia cifra. Giuseppe, se mi aiuti, non mi ricordo l'ultima volta che abbiamo avuto un rendimento in doppia cifra, ma forse stiamo su fine anni 80. Sicuramente 80, me lo ricordo, 84-85 Spadolini, sì. Però poi forse siamo scesi, sì, fine anni 80. Per cui, come vedete, dice, vabbè, ma io insomma sì, potrò risparmiare, non è un problema. Allora guardate la colonna di sinistra. Una fase di accumulo. Quanto accumulare mensilmente per avere a 66 anni, che è l'età tecnica in cui adesso andiamo in pensione, ma come abbiamo visto, vi ha detto Giuseppe, l'età andrà ad incrementarsi. Quindi se io ho 30 anni e a 66 voglio avere in tasca 100.000 euro, dovrò accantonare 192 euro il mese. Se ne ho 40 e voglio accantonare per 26 anni, cioè
per arrivare a 66 con 100.000 ne devo accantonare 281. Se ne ho 50, quasi 500. Per non parlare del caso in cui mi voglia sentire tranquillo ed averne 200, 300, 500. Si parla, come vedete, di oltre 500, 600, 1000 euro al mese. Poche persone si possono permettere questo. Ma la cosa che mi interessa è farvi notare quanto durano questi soldi. Perché la bontà del fondo pensione, e qui torno indietro, solo per farvi vedere una cosa che prima non vi ho detto, dove è scritto sulla destra erogazione, c'è scritto rendita vitalizia. Quindi la rendita che produce il fondo pensione è, che vi viene calcolata quando voi decidete di avere la rendita, è vitalizia. Il grosso del rischio è che noi sopravviviamo ai nostri soldi. Per cui, ad esempio, vabbè, io ho 66 anni, però insomma, voglio 500 euro al mese. Fino a quanto tempo li vuoi? Fino a 80 anni, benissimo. Per avere 500 euro al mese fino a 80 anni da 66, ho bisogno di 78.000 e spiccioli di euro. Se dovessi campare di più, e mi riferisco in particolar modo alle donne, che statisticamente campano molto di più, i prossimi dati che arriveranno probabilmente alla fine dell'anno parlano di 89 anni di media di vita attesa per le donne e di 84 per gli uomini. Se io voglio 500 euro al mese da 66 anni a 90 anni, ho bisogno di 128.000 euro. 500 forse non mi basta, non me ne servirebbe un po' di più perché ho avuto contribuzione basso, ho avuto lavori saltuari, in alcuni casi, come dicevo una volta, non mi hanno messo le marchette, via discorrendo. Voglio 1.000 euro da 66 a 80 anni, mi ci vuole già 157.000 euro, come vedete nella colonna di destra. Se dovessi campare di più, fino a 90 me ne servono 260 quasi. Forse oggettivamente è il caso di sottoscrivere un fondo pensione dove io posso investire i miei soldi, avere una crescita di capitale e utilizzare quell'ottimo risparmio fiscale che mi concede lo Stato solo per questo tipo di prodotto, con queste percentuali, con queste caratteristiche, per avere poi un montante, cioè una sommatoria di capitale e di rendimento molto elevata, perché la vita media attesa si allunga. Faccio un esempio, palestre di fisioterapia per persone in pensione. Prima ce n'era una ogni varie decine di migliaia di abitanti, oggi in tutti i paesi ce n'è almeno una e in molti posti ce n'è più di una. Questo dimostra banalmente che tecnicamente vi è un utilizzo oggettivo di denaro perché campiamo di più, per cui bisogna crearsi una provvista o una rendita. Abbiamo chiesto al Comitato per l'Educazione Finanziaria e al Ministero il permesso di farvi vedere nella pratica un prodotto che esiste. E noi abbiamo deciso di farvi vedere questo perché il prodotto Anima Arti e Mestieri è di una società che appunto si chiama Anima SCR, che non ha banche in Italia, ma colloca per tutte le banche e per molte assicurazioni anche, per cui non c'è conflitto di interessi per quanto riguarda la posta, sì, per cui noi che ve lo presentiamo. È un prodotto che ha costo zero di sottoscrizione. Ad esempio, un caso diciamo molto tipico, che è quello legato al nome, che è Equilibrio 5, che è un prodotto, come vedete, che sulla linea di destra, sulla colonna di destra, è definito un bilanciato prudente, perché è un prodotto che ha al massimo il 25% di azionario, perché è un prodotto diciamo con un'esposizione non elevata al rischio, e che mi permette per cui di avere invece dei vantaggi sia sulla parte delle cedere che sulla parte di crescita azionaria. Scusate, ho sbagliato. Vi ho fatto un caso reale. Da quando questo prodotto è andato in collocamento nella nuova struttura, perché c'è stata una fusione di più prodotti, dal 2013, come vedete, io sulla colonna di destra, totale transazioni, tutti gli anni compro 1.200 euro. Cioè è un esempio questo di acquisto annuale di 1.200 euro di capitale, per darvi un'idea, come se fosse 100 euro al mese. Per cui tutti gli anni ho comprato, come vedete, 2013, in questo caso ho preso un mese mediano rispetto ai 12, che è giugno, perché tutti gli anni faccio finta di comprare nello stesso giorno, per cui 2013, 14, 15, via discorrendo.
verso gli stessi soldi e in base al prezzo, che come vedete è prezzo che è la terza colonna partendo da destra, è costantemente in crescita, compro delle corrispondenti quote, che è tre colonne più sulla sinistra. Quindi succede che io ho comprato questo prodotto che ha un andamento, come vedete, è la linea rossa, il prodotto, ha un andamento sì leggermente oscillatorio perché ha, come dice l'indice contrassegnato con il pallino verde sopra il grafico, categoria 75% obbligazionaria e 25% azionaria, però mi avvantaggio anche dei rendimenti che nel tempo la parte azionaria mi dà. Vi faccio notare anche la reattività, ad esempio, di questo prodotto nel grafico, nell'ultima colonnina di destra, dove c'è scritto 2020, la reattività di questo prodotto anche nella situazione, purtroppo, di febbraio-marzo, di lockdown e del Covid, il prodotto si è ben comportato perché appunto è un bilanciato prudente. Cosa io ho ottenuto da questo prodotto? Anche dal punto di vista del rendimento, perché voi dovete pensare che il rendimento non è una parte del capitale finale o della rendita di poca considerazione. In particolar modo se noi pensiamo a situazioni di 20-30 anni che presumibilmente con la normativa attuale, Giuseppe, andranno, ora non andrebbe detto, ma insomma, a 70 anni in pensione, forse più, sì. Per cui diciamo l'apporto del rendimento diventa importante. In buona sostanza io ho, come vedete, nella terza colonna da sinistra un totale investito di 9.600 euro, che corrispondono a 1.200 euro l'anno per 8 anni, e adesso ho un valore di mercato di 10.500, che corrisponde ad un utile di quasi 1.000 euro. E se torno indietro, se voi non me lo ricordate, ve lo dico io, noi in questa fase abbiamo avuto una crisi non indifferente nel 2018, abbiamo avuto la crisi greca, in alcuni casi anche la crisi italiana, perché abbiamo proposto di non pagare il debito ma consolidarlo, che aveva prodotto diciamo degli scuotimenti sui titoli di Stato, e non vi nego un qualcosa che dura oramai da anni che si chiama Brexit, per cui la bontà, la capacità, l'expertise dei gestori di questi prodotti che hanno versamenti nazionali da tutte le categorie, perché questi prodotti ci possono accedere tutti, producono un buon rendimento e un'ottima tranquillità per fare in modo di poter delegare a questi signori la gestione di una parte del patrimonio destinata a lungo termine per la pensione ed avvantaggiarsi di una deduzione fiscale, quindi di un vantaggio, lo ribadisco, almeno il 27% di quello che noi versiamo ci viene restituito nel mese di luglio o in dichiarazione di redditi, per chi fa dichiarazione di redditi, solo ed esclusivamente perché c'è una legge che lo permette. Dopo avervi dato una generica spiegazione, spero il più preciso possibile, ma siamo a disposizione per risposte, e come dice, ha detto il mio collega sulla chat, dopo la spiegazione degli altri live, vi lascio la parola nuovamente al dottor Campatelli, che vi spiegherà altre soluzioni. Buonasera. Allora, eccoci qua. Nel frattempo io cerco di disperatamente, oserei dire, un attimo di riacquistare il controllo di questo programma che invece va per conto suo. Allora, vediamo un po'. Perfetto, non funziona assolutamente niente. Benissimo, tutto molto bello. Dunque, allora, ora al netto di gesti scaramantici e situazioni di superstizione varia, volevo parlarvi brevemente della temporanea casa morte. Temporanea casa morte è un tipo di polizza che in Italia usa pochissimo e che invece in alcuni casi è estremamente utile, soprattutto nei casi di protezione dell'attività del capofamiglia,
dell'attività diciamo del patrimonio familiare nel momento in cui i percettori o il percettore unico di reddito della famiglia dovesse, ahimè, venire a mancare. Questo tipo di polizze sono polizze nelle quali non si accantonano soldi su un fondo, non si investono soldi, ma sono il premio assicurativo viene pagato per capirsi come si paga il premio assicurativo dell'auto, ovvero sia è il pagamento di un premio che va a copertura. Perché sono delle polizze utilissime? Infatti, se ricordate, nel primo incontro abbiamo messo questo tipo di assicurazioni nei prodotti finanziari da affrontare subito dopo aver aperto un conto corrente, perché servono per dare un futuro e una certezza alla propria famiglia, perché in caso di decesso la compagnia si impegna a pagare ai beneficiari un capitale assicurato che viene deciso dal contraente, quindi dalla persona che si vuole assicurare. E quindi usualmente la formula, come dire, classica prevede che ci si assicuri almeno per una cifra che corrisponde a 3 annualità di reddito. Quindi se io sono un professionista che guadagna 50.000 euro l'anno, la cifra che dovrò assicurare ai miei beneficiari è di 150.000 euro. Se guadagno 20.000 euro l'anno sarà di 60.000 euro, eccetera. Questo può servire per chi sopravvive per mantenere il tenore di vita, per eventualmente estinguere debiti, mutui e situazioni debitorie, e anche per dare una sicurezza e una possibilità di accedere a studi ai figli, nel caso dovesse capitare. Il capitale che una persona versa su questo tipo di polizze è esente da imposti di successione, cioè il capitale che viene erogato da queste polizze è esente da imposti di successione, il premio è detraibile fiscalmente e inoltre ha il grande vantaggio di costare pochissimo, con qualche centinaio di euro all'anno una persona di 45-50 anni si mette in tranquillità, una persona e una famiglia di 45-50 anni si mette in tranquillità. Ripeto, in Italia purtroppo sono poco diffuse per motivi eminentemente scaramantici, però vi posso assicurare che sono estremamente importanti e danno tranquillità alla famiglia. Qui vedete un po' di cifre. Per assicurarsi con 150.000 euro di capitale, di copertura del capitale, un trentenne ha una spesa di 50 centesimi al giorno, e poi vedete così via, un quarantenne di 1,50 euro al giorno. Le spese sono abbastanza contenute e il risultato in termini di tranquillità è piuttosto interessante. Passiamo invece a parlare dell'ultimo argomento che ho voluto inserire, perché questo tipo di polizze, ovvero le polizze vita intera a contenuto finanziario, si stanno diffondendo in maniera estremamente approfondita in tutto il sistema dell'offerta bancaria e assicurativo. Sono uno di quei prodotti di cui accennavo all'inizio, sono uno di quei prodotti che si trova a vedersi proposti dai bancari o dagli assicuratori come soluzione di diversi problemi. Vediamo di esaminarli brevemente in modo che abbiate gli strumenti per capire se sono veramente una soluzione a qualche vostro problema oppure se sono più una soluzione ai problemi di budget della banca o dell'assicurazione. Allora, la polizza vita intera è sostanzialmente un prodotto finanziario, ha poco di assicurativo.
sono a tutti gli effetti investimenti finanziari che traggono vantaggio da alcune caratteristiche delle polizze, cioè sostanzialmente sono prodotti finanziari che sono rivestiti da una polizza vita, quindi che accedono ai vantaggi che il codice civile assegna alle polizze vita, che sono per esempio l'impignorabilità e l'insequestrabilità, e che può essere utile nel caso degli imprenditori, però è giusto sottolineare che negli ultimi anni questo aspetto è stato estremamente ridimensionato da alcune sentenze della Cassazione, specialmente per quanto concerne i debiti che una persona può avere nei confronti dello Stato. Hanno dei vantaggi fiscali, nel senso che sono sottoposti alla normativa sulle plusvalenze, all'imposizione sulle plusvalenze solo alla rescissione del contratto, quindi in costanza di contratto non si pagano imposte su eventuali plusvalenze che una persona dovesse fare, mentre per esempio sui prodotti finanziari da alcuni anni non è più così, e poi consentono di fare una pianificazione successoria, e questo forse è il vantaggio più significativo per prodotti di questo genere. Cosa si intende per pianificazione successoria? Se io sono una persona in là con gli anni e ho un capitale da gestire, questo capitale mi può essere utile assegnarlo a persone che io voglio che lo abbiano e non a coloro che sono i miei eredi legali, oppure distribuirlo fra gli eredi in una percentuale, in un modo che pianifico e gestisco io. Nel momento in cui, essendo una polizza vita, quindi non entrando nell'asse ereditario, nel momento in cui avviene il decesso del sottoscrittore, il capitale va distribuito come è stato indicato dal sottoscrittore. Questo è uno dei pochi casi in cui si può fare questo tipo di pianificazione successoria in maniera così approfondita. Faccio un esempio: io ho un capitale investito in questa polizza di 100.000 euro, decido di privilegiare uno dei tre figli che ho, magari perché è l'unico figlio che non ha ancora trovato una sistemazione, oppure magari capita anche questo, una persona che ha un handicap, una persona in difficoltà. Con questo strumento posso destinare una parte maggiore del capitale che ho in gestione, lo posso destinare all'erede che, diciamo, preferisco, fra virgolette. Le polizze vita intera sono strumenti che sono gestiti alternativamente in questi modi, o sono delle unit link, ovvero sono investimenti in quote di capitale che seguono l'andamento dei mercati, oppure sono investiti in gestioni separate, ovvero sia sono investimenti che consentono una partecipazione agli utili di un capitale che rimane fisso, cioè non risente degli andamenti alterni dei mercati. Oppure c'è una soluzione mediana che usualmente si definisce fra addetti ai lavori multiramo, ovvero sia una combinazione delle due soluzioni precedenti, ad esempio 50% legato all'andamento dei mercati e 50% legato a una gestione separata, cioè a una gestione fissa che dà un rendimento a fine anno ma non subisce oscillazioni. Questi sono, diciamo, sono preferenze, sono modi per accontentare il consumatore finale. Attenzione, questo tipo di polizze sono degli strumenti che, come ripeto, sono estremamente diffusi, ma che non sono adatti a tutti, o perlomeno hanno, come tutti gli strumenti sia assicurativi che finanziari, pro e contro. Qui ho provato a elencare alcuni di quelli che possono essere considerati dei contro. Primo, i costi. Mediamente operare con questo tipo di polizze è piuttosto costoso rispetto ad esempio a operare in fondi comuni o a comprare titoli di Stato. Si parla di costi che vanno da un 2-2,5% fino a un 4% all'anno,
questo fa sì che il rendimento venga, venga comunque sia in qualche modo intaccato. Anche un buon rendimento viene, come potete capire, intaccato da una struttura di costi importante come quella che hanno queste polizze, nella loro maggior parte. Questo spiega anche perché sono molto, diciamo, spinte, sono molto interessanti per le banche e i promotori finanziari e le, la posta che li eventualmente li propongono, perché sono, sono strumenti molto ricchi dal punto di vista commissionale. Spesso questi prodotti hanno dei vincoli temporali, ovvero sia hanno dei periodi minimi di detenzione, cioè hanno dei periodi minimi per cui una persona li deve tenere, altrimenti subisce delle ulteriori penalizzazioni dal punto di vista delle commissioni. Per esempio, ci sono spessissimo dei vincoli di uscita nei primi 4, 5, 6 anni, spesso addirittura ho visto polizze che hanno vincoli di uscita per 10 anni, anche vincoli di uscita piuttosto importanti dell'ordine del 7-8%, quindi se io ho 100 lire investite, se esco o rivolgo i soldi indietro prima, del, prima dei 10 o dei 5 o dei 7 anni che sono stabiliti dal, dal prospetto informativo, questi 100.000 euro mi diventano 90, 95, 93 per, in virtù di questo costo che viene pagato. E poi c'è da stare attenti ai profili di rischio. Essendo prodotti ricchi, cioè ricchi nel senso che hanno dei costi piuttosto importanti, è opportuno spesso, specialmente quando si, si utilizzano prodotti che sono legati ai mercati finanziari, rivolgersi verso soluzioni che hanno una componente azionaria, quindi una componente di rendimento variabile, ma più importante, maggiore, perché se no si rischia che si rischi, cioè il rischio del, dell'investimento è basso, ma i costi mangiano tutto il rendimento. Allora, per le polizze vitentiere, l'ultima cosa che è importante sapere, è molto importante chiedere a chi la propone di fornire e di esaminare insieme al distributore il fascicolo informativo, proprio perché all'interno del fascicolo informativo ci sono scritte tutta una serie di informazioni che è bene che siano chiare nel momento in cui si sottoscrive. E il proponente deve esplicitare molto chiaramente, oltre ai costi, anche i vincoli. E soprattutto quali esigenze dei risparmiatori si vanno a coprire con la sottoscrizione dei prodotti in esame. Perché, ripeto, spesso vengono sottoscritti senza che ci sia una reale esigenza da parte del sottoscrittore. Tutto quello che abbiamo detto si riconduce alla famosa piramide dell'investimento che abbiamo esaminato nella, nella prima serata, e come vedete ci sono elencate anche le polizze assicurative. Questo è il protocollo base di cui abbiamo parlato nel primo appuntamento. Il primo appuntamento, per chi non avesse avuto modo o di sentirlo, perché chiaramente ci sono stati dei problemi di audio, oppure di assistere, anche perché era una serata orribile e pioveva parecchio, il filmato della prima serata ve l'ho messo in link nella messaggistica del programma Zoom, e comunque verrà messo a disposizione, è messo a disposizione già da questo momento sul canale YouTube, come anche sarà messa a disposizione la serata di questa sera, diciamo l'incontro di questa sera. Incontro di questa sera che sta per volgere al termine, facciamo un breve riassunto. Stasera abbiamo parlato di demografia e sistema previdenziale, come funziona la previdenza in Italia. Abbiamo parlato del perché è importante occuparsi ora della propria pensione futura, sia della propria sia quella dei propri cari, e penso ai giovani in particolare, a ragazzi che stanno studiando ora, ai ragazzi che si affacciano all'attività lavorativa. Quindi anche è un prodotto, sono prodotti quelli previdenziali che hanno una valenza anche per i nonni, perché non credo ci sia maggiore
un migliore regalo da fare a un nipote che aprirgli un fondo pensionistico in questo momento storico. Abbiamo visto con Nicola come funzionano i fondi pensione e abbiamo visto brevemente quali sono gli strumenti previdenziali, gli strumenti assicurativi che consentono di proteggere la famiglia e di proteggere il proprio patrimonio. Detto questo, vi lascio con l'appuntamento per giovedì 29 ottobre, spero con lo stesso strumento e spero con un funzionamento un pochino più cristiano. Questi sono i nostri recapiti telefonici e questa è la nostra mail per qualsiasi tipo di domanda, assistenza, curiosità, confronti. Lo facciamo molto volentieri. Vi invito di nuovo a chiedere tramite la chat se avete qualche domanda, se avete qualche cosa che non è stato chiaro, qualcosa su cui possiamo darvi un chiarimento già da subito. Aspetteremo qualche minuto, siamo qua a disposizione qualche minuto per sentire e per vedere se è possibile rispondere alle vostre domande. Ritornate la freccetta quando non si arriva più, ritornate. Forse bisogna usare un altro passare da un'altra parte, non lo so. No, è bastato premere ESC e comparsa la freccetta. È stato un bel momento. Forse allora, ci sono un paio di interventi. Chat, vediamo un po'. Allora, grazie mille. Speriamo di non essere stati eccessivamente noiosi. Io non capisco, ma... Eccoli, lo sapevo. Aspetta che ti silenzio. Maurizio? Sì, sono qui. Ti silenzio, perché se no ti sentono tutti. E allora? Sei troppo nervoso, Maurizio, te lo dico. No, ma che nervoso, ci ho messo un'ora e non so... No, è colpa mia. È venuto a caso. No, non è a caso, è colpa mia. Dunque, non vedo domande. Ora, questo mi induce a pensare che siamo stati chiarissimi, cosa della quale non ho assolutamente, cioè proprio non ci penso neanche, anche perché l'argomento era piuttosto articolato e complesso.
vi invito quindi a fare domande senza timore di essere senza timore, perché siamo qui apposta e l'argomento, ripeto, è complicato e articolato, quindi non vi peritate, siamo qui apposta. Messaggio. Vediamo. Ok. La signora, benissimo. Sparito, sì. La freccia? Sì, non riuscivo a cadere. Ok, ci siamo. Allora, vedo che bene o male le domande diciamo pubbliche non ci sono, quindi ora mi monterò la testa perché penso di essere stato chiarissimo. Anche Nicola in tal senso è estremamente esaltato. Vi rinnovo l'appuntamento per giovedì prossimo, quando parleremo di prodotti finanziari, quindi di tutto di più. Prodotti finanziari comprendono dalle azioni alle obbligazioni, i derivati, i bitcoin e compagnie danzanti. Noi cercheremo di fare una disamina il più possibile utile al buon padre di famiglia. Comunque, tanto ne parleremo senz'altro giovedì prossimo alle ore 18, sempre sugli stessi schermi, per così dire. Mi incaricherò di inviare a tutti voi il link per connettersi anche giovedì prossimo. Un saluto a tutti, buona serata e buon fine settimana. Grazie.